Buonasera! Buonasera! E facciamo ancora un applauso ai due cantanti che sono bravissimi! Non abbiamo portato proprio gli ultimi arrivati, qua a Venaria. Buonasera! Visto quanta bella gente, Tutto pieno, che bello! Che bello! Bello! Mauro! Grazie! Che bello gli applausi sulla fiducia, perché non avete ancora visto cosa succede, perciò sulla fiducia. Tirano sul morale, Ti tirano applausi. Sul morale, sono bellissimi. Ti rincuorano proprio l'animo. Sì. Mauro! Ancora sì! La schiena, la schiena. Ho già fatto un salto di troppo. Cominciamo bene, vabbè, okay. Andiamo avanti, dai. Allora, cominciamo la serata, sarà una bella serata. Cosa vuoi? Claudio. Claudio. Oh, Claudio! Allora, dai, buona serata, cominciamo questa serata finalmente, dai. Cosa succede stasera? Che stasera si ride al Concordia. E si ride, e pensate che 30 anni fa, chi l'avrebbe detto che stasera, 27 di novembre, ci saremmo trovati qua, io, Claudio e voi, al Concordia? Perché questo signore qua, 30 anni fa, è arrivato su, è stato esportato dalla Sicilia, è arrivato qui a rompere le palle al nord. Ce lo siamo trovati in mezzo ai piedi, principalmente me lo sono trovato io. E 30 anni fa ci siamo conosciuti e abbiamo detto: che facciamo nella vita? Che facciamo? Ma che facciamo? Facciamo il gigolo. Ci è toccato anche questo. Street man, showman, tutto. Noi ci davamo proprio dentro. Il nostro corpo, voi dovete sapere, che lo affittavamo anche, perché non voglio dire, adesso abbiamo qualche anno in più, ma una volta lo affittavamo telefonando. Andiamo a vedere qua davanti, va. Vediamo un po' qua cosa capita, chi c'è in sala, se vediamo qualche faccia che riesci a mettere un po' di luce, per favore, grazie. Guarda, io vedo già una signora che si copre, casualmente. La vedi quella 1, 2, 3, 4, 5, quella signora bionda, la riconosci? Sì. Come si chiama? Teresa. Te la ricordi? Quella lì telefonava un giorno sì e l'altro anche per i nostri corpi. Si vede. Sì, sì. Sì, adesso lei è un po' malmessa perché gli anni sono passati per lei, ma noi... Per noi no, solo per lei. Per noi no, vabbè, dai. Comunque, auguri, Facciamo un applauso a Teresa che dopo 30 anni è tornata qui a trovarci, Ci ha anche chiesto il biglietto gratuito, Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, chi c'è stasera? Allora, stasera avremo tantissimi ospiti. Due l'avete appena visti, il duo canoro Nico e Franz. Poi avremo ancora Mauro Villata direttamente da Colorado, il mitico Carlo Pistarino da Drive-In, Marco Bertone da Cab 41 e non in ultimo l'elezione di Mr. Future Fashion 2015. Che serata! Abbiamo il nostro da fare. Avete il vostro da fare per rimanere svegli, perché poi noi, Mauro Villata, vi verremo a brincare quando se vi addormentate. Comunque, aspetta, cosa vuoi? Ma mi devi già stare addosso dall'inizio. Sì. Dove vai te, vado io. Ma per piacere, stai là. Ascolta, come per piacere sei là. Ascolta, io direi, chiamiamo un attimo in causa, visto che siamo all'inizio della serata, Giusy dalla regia. Giusy, hai piacere di mettere il ritornello che ci accompagnerà tutta la serata? Che lo sentiamo? Certo. Vediamo lo stacchetto della serata, in anteprima. Mondiale? Mondiale, Buongiorno, adesso si è fatto male anche lui. Azza. Potevi darla anche più piano alla Botti. Eh? Potevi darla piano alla Botti. Azza. Vabbè. È finito, siamo a posto. Anch'io avevo già male la schiena prima che ho saltato lì. Adesso qui, mi sa che mica solo per Teresa sono passati gli anni. Vabbè. Come? Direi che possiamo allora andare avanti. Andiamo avanti nello spettacolo.
Ancora? No. Io ti volevo fermare già prima, tu mi hai mandato via, adesso però ti devo fermare per forza. Tanto per cominciare, vedi di stare lontano. Stai calmo, eh? Allontanati per cortesia, ancora, ancora. Ma basta. Sei scemo già subito così all'inizio? E a stare a contatto con te questo è il risultato. Allora, dopo tutti questi anni che noi facciamo questi spettacoli, veramente mi sono stufato di vedere questa brutta faccia sempre nel camerino, non lo sopporto più. Allora ho pensato di portare con me questa sera la cosa più cara che ho, usango do musango, ovvero mesoru. Ma sei scemo, ma parli, intanto parli italiano perché sei venuto su da 30 anni, che sennò qui nessuno ti capisce. Ma tu hai capito cosa ho detto? No. No. Ho portato mia sorella. Tua sorella? Ho portato mia sorella, sì. Perché? E dov'è tua sorella? Ma perché tu ti aspettavi che la facevo cambiare nei camerini di là? Ma dov'è tua sorella? Ma tu sei scemo. Con sto volpone qua, tutti questi ragazzi che vanno avanti e dietro io la faccio cambiare lì. No, gli ho detto di andarsi a cambiare nella segreteria della direzione del Concordia. Tu sei fuori. No, io non sono fuori, adesso è scesa ed è qui con noi. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame e messie, vi chiedo di accogliere con un grosso applauso la prima uscita ufficiale di mia sorella Rossella. Stai qua te, cos'è lei, un can? Stai calmo te, eh? Lei deve stare zitta e parla solo quando lo dico io, ci siamo capiti? Anzi, per la prossima volta ho pensato addirittura di farle imparare qualcosa a memoria per dire per il prossimo spettacolo. Cioè, ma tu più vai avanti negli anni più sei scemo, proprio torni indietro. Ma questo è stato a contatto con te, questo è il risultato. No, ma qui guarda, cominciamo male. Comunque, siccome sono io che mi sono rotto le scatole di avere a fianco a me veramente un uomo preistorico come sei te, io stasera io ho portato una bella ragazza. Cosa qua hai fatto? Sul palco. Io. Ma fammi piacere, ma signori, vai. Ma mi raccomando, gli applausi meno stitici di prima. Ramona! Allora, qui se ci arriviamo, eh! Lascia perdere, c'è già le bave che ti cascano per terra, va. Guarda, lasciamo perdere perché ti vedo già che sei mal andato. Senti, scusa un attimo, tu vai sopra dove ti ho detto e ci vediamo dopo. Io e te è meglio che andiamo di là che ci chiariamo un attimo. Andiamo, vieni con me, andiamo. Oh, Madonna. Finalmente.